Nell'ultimo decennio la produzione italiana di mais si è quasi dimezzata e negli ultimi 5 anni ha subito un calo sensibile, passando da 8 a 6 milioni di tonnellate. Oggi buona parte del grano turco necessario all'Italia è importato dall'estero, dove spesso le normative sono molto meno stringenti e in molti casi è autorizzato l'utilizzo di OGM. In Italia invece la nostra normativa vieta di coltivare mais geneticamente modificato. La filiera del mais sta vivendo significative difficoltà legate sia a fattori produttivi e problemi fitosanitari, sia alle dinamiche dei mercati internazionali. Io parlo per la mia azienda, la maggior parte del mais lo trasformo in azienda perché produco bovini da carne e perciò sotto forma di pastone, di insilato, e una parte va in cooperativa a essere essiccato, poi riessere utilizzate nell'azienda. Sul discorso della filiera, per chi fa dei mais particolari, sento che un briciolo di premio in più, un qualcosina in più c'è, ma non vedo grosse prospettive in questo momento. Ultimamente i guadagni sono sempre più piccoli. Certo che sui nostri terreni, che si compattano con le piogge invernali, con il gelo, a volte non si sbriciolano abbastanza, c'è da interrare gli stocchi, c'è da sistemare i reflui zootecnici tipo il letame, come nella mia azienda, proprio superficiale non si può lavorare. O una lavorazione con ripper, ma abbastanza profondo, oppure la classica aratura. Certo che i costi sono sempre alti e a fronte di un mais che il prezzo è quello che è, non ci stiamo quasi più dentro. Resta comunque la prima coltivazione cerealicola in Italia per quantità di produzione. In base ai dati SMEA, la campagna 2016-2017 del mais nazionale si è chiusa a un prezzo medio di 176,17 euro a tonnellata, in aumento del 2,4% rispetto alla precedente annata. La produzione nazionale di mais nel 2017 è scesa, sempre in base a rilevazioni SMEA, a circa 6,4 milioni di tonnellate, perdendo il 6,4% in un anno, in conseguenza del calo delle superfici e soprattutto delle rese. Sul mais possiamo coltivare sia i mais vitrei utilizzati per l'alimentazione umana, oltre che per quella zootecnica, che hanno delle caratteristiche proprio di colorazione di granella, che vengono utilizzate per fare tutte quelle farine speciali, tipo ad esempio le polente, i corn flakes e quant'altro, quindi tutto per il mercato dei celiaci soprattutto e non solo. Possiamo coltivare i mais quelli per la mideria, tipo ad esempio i woksi, che anche questi hanno una filiera diciamo strategica per il nostro territorio, dove questi mais vengono utilizzati anche per fare tutto il discorso del ricavato dell'amido, per cui come dire, si possono fare tutte le basi per la cosmetica, per la farmaceutica e non solo. E questi ci danno delle soddisfazioni importanti. Poi facciamo anche i mais per la zootecnia, non di poco conto, dove abbiamo sia dei vitrei che dei farinosi, che devono essere anche qui coltivati con buona attenzione e estremamente sani. Tutti i rimorchi o i camion vengono controllati tramite una sonda. Da questa sonda preleviamo un 500 grammi di mais, di cereale, che sia mais, che sia grano, orzo, in base a quello che stiamo raccogliendo. Poi abbiamo una macchina che misura subito l'umidità e il peso specifico. E poi viene ancora, controlliamo gli alterati, su 100 grammi vengono controllate praticamente i chicchi scuri, chicchi non comunque belli. Dopodiché il cereale viene scaricato nelle apposite fosse. Noi abbiamo diviso l'impianto in due fosse, dove gestiamo il mais per la mideria e l'altro che fa praticamente tutti gli altri mais. Una volta che il mais viene comunque scaricato in queste fosse, ogni silos ha il suo prodotto, il suo cereale. In base alla sanità del prodotto, noi prepariamo le celle di carico, che vengono poi praticamente il carico che va proprio effettivo sul camion. È
Nelle nostre zone sicuramente la classe più indicata sono i cicli medi, delle classi FAO 500 con delle somme termiche intorno ai 1450-1500. Questo perché? Proprio perché la nostra zona è particolarmente vocata a questo tipo di ibrido, nel senso che la semina troppo precoce sovente non è consigliata per l'andamento stagionale. E sicuramente il vantaggio che noi dobbiamo trarre da questi cicli medi è di andarli a raccogliere tempestivamente. Prima li raccogliamo, più sani sono. I due parassiti che in questo momento danno più problemi sono la piralide e ultimamente si sta diffondendo anche la diabrodica. Nel mio caso non ancora grossissimi danni, comunque si vede e si cerca di intervenire con i trampoli e fare la classica trattamento quando è in fioritura o subito dopo la fioritura, per limitare il più possibile i danni. Le micotossine è praticamente un regalo della natura, nel senso ci sono sempre state e ci saranno sempre. Per cui è proprio cura dell'agricoltore, dei tecnici e delle strutture di stoccaggio di riuscire a contenere queste micotossine. Le strategie che noi adottiamo, che sono poi quelle molto semplici a livello agronomico, è legato al discorso della sanità della pianta sempre. Praticamente deve nascere bene, partire benissimo, non avere mai nessun tipo di stress, né per quanto riguarda del ferretto, né stress da diserbi, né carenze di azoto, né stress idrici, né stress da piralide, né stress da troppo secco. Cioè, la tossina si crea in seguito ad uno stress. Quello che noi dobbiamo riuscire a fare è ottimizzare tutte queste strategie agronomiche per contenere al limite le tossine e stare nei limiti di legge. Questo è un po' quanto viene fatto da noi. Per rilanciare il comparto in una prospettiva di sostenibilità, secondo i tecnici di Confagricoltura, è necessario aggregare al meglio le componenti della filiera. L'obiettivo è far riconoscere il valore aggiunto di un comparto che parte dall'alimentazione zootecnica per arrivare fino ai prodotti trasformati made in Italy. Secondo i rappresentanti del mondo produttivo, è necessario predisporre un piano maidicolo nazionale, a partire dalla promozione e dal sostegno alle innovazioni in campo, alle applicazioni genetiche, dell'agricoltura di precisione, dei sistemi irrigui, della difesa e delle lavorazioni, per aumentare rese e sanità del prodotto e di conseguenza la redditività, senza trascurare la promozione e l'incentivazione dei contratti di filiera. Ma noi dobbiamo cercare di continuare a portare il mais nelle nostre zone. Noi siamo dei produttori cerealicoli, i nostri soci sono nati come produttori cerealicoli e allevatori, quindi noi dobbiamo, come cooperativa, dobbiamo assolutamente cercare di portare il socio a continuare a coltivare il mais o il grano o l'orzo, e cercando sempre di anticipare in base al periodo o comunque seguendolo in tutto l'anno la coltivazione.